Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale! Ma no, devi insultare quando dicevano canale! Allora, oggi vi abbiamo preparato dei bigliettini che avete davanti e dovrete indovinare il nome di alcuni elementi in inglese. Cioè è inglese questa sfida? Sì, sono Oddio. I nomi in inglese di elementi che voi fate tutti i giorni, normalmente, però magari non sapete che si chiamano così. Scusa, ok? Dovete indovinarli. Oddio. Ok, abbiamo sistemato il cubo. Ari, pesca il bigliettino, va. Aspetta, che prima lo riprendo, poi lo leggi, Salto forward tucked. Salto forward tucked. Ma dobbiamo sparare a caso? Potete ragionare. Brava! Salta avanti. Ma contiamo. Tu hai un punto, però devi far vedere un salto avanti. Okay. Allora, hai fatto un punto, Sarina. Pronte? Avete scelto i due più difficili subito. Via. Straddle pike jump. Pensateci bene, straddle pike jump. È difficile, è il più difficile che c'è tra i bigliettini. Rondata flick salto? No. Pensate cos'è jump? Saltare. Salto. Quindi è un salto. Non è un'acrobatica. Provare. Straddle pike jump. Provate un salto, che salti conoscete? No. No, torna seduta ogni pro. Salto indietro. No, salti artistici. Ah! Johnson. No. Ribaltato e rovesciato avanti. Salto artistico. Mezzo. No. Strag. No. Più semplice, cioè sono i salti base. Salto girato. No. Prendo col giro. No, è una alla volta, Sara? Come si chiama quello così? No, gatto? Gatto con mezzo? No. Cosa volevi dire tu? No? Ma vi ho detto senza mezzi giri o un giro, è un salto semplice. Quali provate voi di salti semplici? Pennello! No? Carpio! Oh, carpio! Ok, bene, un punto Sara, un punto Chiara. Questo era difficile, adesso arrivano quelli un pochino più facili. Un po'? Sì. Aspetta, ok. Roll forward. Roll? Rondata? No. Rondata, certo. No. No. Roll, cosa vi sembra? Siediti tu. Roll. Una cosa che rotola. Quindi una. Capriola avanti. Brava, è arrivata prima la sua mano. Un punto per uno. Capriola avanti, vai. Ok, un punto per uno. Prossimo è il quarto? Via. Oh, facile questo. Cat leap. Cat leap. Chiara prima è arrivata. No. Cosa? Sara? Brava. Cat, gatto. Cat leap. Vai, devi far vedere un salto del gatto, Sarina.
Quindi siamo solo la Sara a 2 e le altre a 1. Via. Cartwheel. Cartwheel. Difficile, eh? Vi do un indizio. Wheel è una parola che vuol dire anche un'altra cosa, che fa parte della macchina o della bicicletta. Ruota. Brava. Vai. Devi fare vedere la ruota, ma quante volte me lo devo spiegare sto video? Due, due, uno. Ce ne sono ancora, siamo a metà. Kip, vuoi fare questa cosa? Allora, adesso la maestra Chiara dopo te la fa fare, va bene? Promesso, promesso, la fai anche tu. Handstand. Hand? Cos'è? Testa. Hand. Hand stand. Qualcosa che c'entra con le mani. Handstand. Appoggiare le mani. Nelly è arrivata prima. Verticale, giusto? Appoggiare le mani, che elemento è? Allora, Nelly la fai vedere, dopo tocca a Kip far vedere la verticale. Sei pronta? Kip, tre. Uno, due, tre, verticale! Via, prossimo elemento. Mentre Kip continua a mordersi la coda, Ari. No. Non sono tagliata. Back handspring. Back handspring. No. Flick. Brava. Sì, dovevi tornare in realtà. No, ma che tonta, ha detto flick, ti sei pure sbagliato. No, appunto della Sara. Guarda che se ti avvicini poi ti tocca. Anche questo sa fare. Anche questo sa fare, Kip. Ecco. Full turn. Turn. Ah, qui sono le professioniste. Kip. No. Turn è. Chi fai vedere? Cos'è turn? Aspetta. Turn è quando si? Gira. Quindi full turn, eh? Aspetta, tocca prima alla Chiara. No. Ne è, tocca alla Nelly. Non sai? Sì. Un giro, full turn vuol dire un giro intero. Ultimi due, quanti punti siamo? 3, 3, 2. 3, 3, 2. No, 3, 3, 2. Ok, attenta, eh? Questa la capite subito. Round off. Round off. Somiglia all'italiano un po'. Round off. È un esercizio. Un elemento. Round, cosa vi fa pensare? Pensate solo al suono, non pensate... Rondata. Brava! Tre pari! Se la giocano con l'ultimo bigliettino. Sfida.
Backflip. Back cos'era? Flick indietro. No, l'abbiamo già fatto. Brava, vince l'anelli per un pelo con salto indietro. Ok. Kip, vai a fare il saluto finale, va? Ciao a tutti, ci rivedremo nel prossimo video. Quanti like vogliamo per Kip? 200. Facciamo 250, dai. A 250 like, prossima sfida. Ah. Va bene.